passate ormai al turno successivo grazie ai risultati che si sono susseguiti. E dunque Gual ci ha segnato il gol della vittoria contro il Caldes proprio sul tiro diretto. Aspetta fino all'ultimo secondo, poi cerca di metterla sotto la traversa. Pronto, il Luzzi in possesso di pallina, la cambia con Gil per Borgo. Tra due avversari Borgo cerca di appoggiarla, niente da fare. Beh, insomma, una sfera persa a centropista. Bargaiò, profondità, poi cerca di entrare in area, ma c'è Gual che fa buona guardia, porta avanti sfera per i suoi. Gual ancora disturbato, mantiene il possesso della pallina, serve Luzzi, gliela ritorna. Gual ancora, va la conclusione! Mark! Kylian Gil cerca la conclusione personale, poi c'è il fallo di Gil su Borgo. La punizione in favore del Forte dei Marmi e il decimo fallo, perciò tiro diretto. Si deciderà per il tiro per portare sfera. Porta sfera Gil e poi l'arbitro richiama il portiere che si è mosso prima. C'è da ripetere. Parte Gil, questa volta il tiro è fermato, la sfera recuperata ancora da Gil che poi viene messo giù da Kylian Gil e c'è il rigore per il Forte dei Marmi. La para il portiere, Gil ancora, l'appoggio per Borgo che la gira molto bene dall'altra parte dove c'è Cinquini che però viene preso fra due avversari. Attenzione Gil, signori, tutti in piedi, Gil la mette molto bene per Gavarro. Ancora Salvador per Costa, la larga Costa, va a partire il tiro che inganna Mattia Tahiti, ma è ancora Costa per i suoi che può rimpostare l'azione su Bargaiò. Dunque il Noia si classifica primo nel girone con 7 punti, 2 vittorie e un pari. Il Forte dei Marmi 2 vittorie a quota 6, a quota 3 il Follonica, a 1 il Caldes. Dunque tutto rimandato alla prossima, finisce 3-1